si era creato un buco. Ci vuole il sole. Terzo. Ma il sole c'è, è che si sono messe le nuvole in mezzo. Dico, ci vuole tempo. Ci vogliono soldi, tempo, che ci vorranno anni per fare questa cosa, soldi, e lo dovevo fare già da tempo, da una decina, quindicina d'anni insieme alle altre cose. E non gente in mezzo alle balle a sucare la vita minchia. Ah, vero, siete persone per bene, per pene. Per pene. Voi non siete persone per bene, voi siete persone per pene. A posto di levatevi dalla minchia, dalle balle. No? Inutile che fai l'eco. Tutte queste cose che ha fatto continuamente, ripetutamente, non valgono un cazzo. Levatevi dalle balle, levatevi dalle minchie, assassini. Voi istituzione e quella gente di merda che pagate. Suckers di vita. Anni fa lo dovevo fare. Tanti anni fa, a posto di combattere con tutte queste carte false che avevate organizzato, tutta una serie di candidati, nel frattempo cercate di ammazzare. Istituzioni di merda, finti, assassini e gente di merda che la comprano e se la vinnono. Hai capito? Levatevi dalle balle e dalla minchia. Dalla vita minchia. Le balle, lo sapete, sono le palle. I coglioni, come voi, che se ve li sbatte in faccia vi assomigliano precisi. Avete capito che siete, no? Suckers! Levatevi dalla minchia, senti a me. Assassini. Dopo tutte serene, martellette e bella gente. Persone per bene, per pene. Senti a me, levate la minchia. Più educato di così con gli assassini non posso essere. Ciao. Magari ci pensavate 15 anni fa. Essere persone ok, potevo capire. Siccome mi ha sucato proprio la minchia, la definizione è giusta, la metteranno anche nel vocabolario. Gente che vuole fare persone per bene, giustizia, quando invece sono persone per pene. Gente che vuole fare i coraggiosi, grandi, persone temibili, persone rispettabili, quando invece siete quattro suckers de merda e magari finta. Cioè, vi attaccate ai vostri buchi di culo e ve li succhiate fino a quando non diventate quello che siete. The suckers.